Gli italiani ormai li chiamano blitz in stile Cortina, ma pattugliamenti come quello andato in scena in questi giorni nella provincia di Fermo fanno parte di un vero e proprio piano coordinato di controllo economico del territorio da parte della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle di Ascoli hanno infatti effettuato tantissimi controlli partendo dall'entroterra a collaborare con il nucleo di Ascoli Piceno, i finanzieri di Fermo e della brigata di Porto San Giorgio. L'attività dei finanzieri si è concentrata in particolar modo sul rilascio di scontrini e ricevute in pubblici esercizi e anche su esercizi commerciali di vario genere. Tantissimi, si diceva, i controlli con un'incidenza notevole di irregolarità. Dall'entroterra poi le fiamme gialle si sono spostate sulla costa, in particolar modo tra Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio. Lì, oltre ai consueti e rutinari controlli nei pubblici esercizi, le fiamme gialle hanno anche passato al setaccio i proprietari delle auto di lusso, con controlli incrociati tra libretti delle automobili e dichiarazioni dei redditi. Occhi puntati anche sui